sacerdote pestato, 4 nuovi arresti. Nei giorni scorsi un giovane era stato individuato e messo dietro le sbarre per la brutale aggressione a Reggio Calabria ai danni di Monsignor Giorgio Costantino, parroco della chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso. La dinamica ricostruita grazie ai filmati e alle intercettazioni ambientali. Tra speranza e disperazione, la storia della domenica. Il nostro fotovideo reporter Saverio Caracciolo documenta questa settimana il dramma degli sbarchi, lo sconforto di chi rischia la morte pur di lasciare la propria terra. Negli ultimi giorni sono stati quasi 3.000 i disperati arrivati sulle nostre coste. Natuzza Beata, un percorso in salita. La beatificazione della mistica di Paravati sembra tutt'altro che semplice. Ma che punto è la causa? Lo abbiamo chiesto al biografo di Natuzza, il giornalista Luciano Regolo. Masterchef Svezia a Pizzo. In una nota struttura agrituristica, un gruppo di cuochi svedesi si è cimentato nella preparazione di piatti tipici calabresi. Dietro ai fornelli anche la vincitrice della versione svedese del celebre format. Ora o mai più è la domenica della salvezza per la Calabria. La nostra regione si gioca la permanenza in Serie A. Crotone impegnato allo Scida contro la Lazio, ma inciderà anche il risultato dell'Empoli, che gioca in casa del già retrocesso Palermo. Ben ritrovati da Tiziana Bagnato e da tutta la redazione della C. La cronaca apre questa edizione domenicale della nostra informazione. 4 nuovi arresti per la brutale aggressione a Reggio Calabria ai danni di Monsignor Giorgio Costantino, parroco della chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso. Nei giorni scorsi un altro giovane era stato individuato ed arrestato. La dinamica è stata ricostruita grazie ai filmati e alle intercettazioni ambientali. Sono accusati di favoreggiamento nei confronti di Giacomo Gattuso e 4 giovani arrestati all'alba di oggi dai carabinieri nell'indagine riguardante l'aggressione a Monsignor Giorgio Costantino. Agostino Marco Ceriolo, Salvatore D'Agostino, Simone Liconti e Domenico Zampaglione infatti non devono rispondere del pestaggio, ma di non aver riferito il nome di colui il quale ha colpito con calci e pugni il sacerdote né alcune circostanze riguardanti la dinamica del fatto. Tutti sono stati posti ai domiciliari per 60 giorni. Le immagini di videosorveglianza della parrocchia del Divino Soccorso di Reggio Calabria hanno svelato come i giovani abbiano utilizzato il cancello d'ingresso della canonica per recuperare il pallone caduto al di là dell'inferriata. Don Giorgio, accortosi del frastuono, è uscito ed ha filmato i ragazzi, esausto per l'ennesimo disturbo della quiete notturna. Alla loro richiesta sulle ragioni di quelle riprese ha mimato di dare un buffetto ad uno di loro. L'intero gruppo si è avvicinato. Gattuso ha preso il cellulare del prete e lo ha distrutto gettandolo a terra. Il presule allora ha sferrato un colpo al ragazzo, che ha poi reagito con pugni e calci con violenza inaudita in 2 distinte fasi, mentre gli altri giovani hanno cercato di allontanare l'aggressore urlandogli «lo hai ammazzato». Solo uno del gruppo ha rotto il muro d'omertà raccontando tutto ai carabinieri. Fondamentali sono state anche le intercettazioni ambientali nella sala d'attesa della caserma, dove gli indagati hanno ammesso di temere dure condanne. Per Gattuso è stata emessa ordinanza di custodia in carcere. Questi, dopo aver dapprima respinto ogni accusa, ha parzialmente ammesso l'aggressione al sacerdote. Consolato Minniti per la CNews 24. Torniamo ora a parlare di immigrazione. Quella che si è appena conclusa è stata una settimana intensa nei porti calabresi. Sono sbarcate, pensate, oltre 3.000 immigrati. La storia della domenica, curata dal nostro fotovideo reporter Saverio Caracciolo, ci racconta oggi l'umanità disperata e in cerca di speranza che attracca sulle nostre coste. Intorno ai 246-248. Ci sono bambini, ne abbiamo visti 4, 2 sono proprio neonati, piccolini, sono con le loro mamme. Può
poiché è una nave carico che non viaggia con personale sanitario a bordo e non abbiamo avuto nessun report, pertanto non abbiamo contezza se esistono o meno dei casi che meritano un'attenzione clinica particolare. Datemi una mano, qualcuno che ne dà una mano, dai, dai. Saverio Caracciolo per la CNews 24. È una nave mercantile battente bandiera turca con a bordo 256 migranti approdata nel porto di Corigliano Calabro. 7 sono minori, diverse le nazionalità dei migranti, quasi tutti di origine subsahariana. Sono stati soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Dopo che saranno conclusi lo sbarco e i controlli sanitari, i migranti, le cui condizioni generali sono buone, saranno trasferiti in centri di accoglienza dislocati in varie regioni, secondo il piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno. Cambiamo decisamente argomento, parliamo della beatificazione di Natuzza Evolo, un percorso in salita, così come spiegato ai fedeli anche dal Vescovo Renzo in occasione della ricorrenza della seconda domenica di maggio. Ma a che punto è la causa? Lo abbiamo chiesto al biografo di Natuzza, il giornalista Luciano Regolo. Mamma Natuzza santa subito, esclamavano i fedeli il giorno del suo funerale. Da quel primo novembre del 2009 sono trascorsi quasi 8 anni. 2 anni fa l'avvio della causa di beatificazione, un processo che si sarebbe interrotto per i dubbi espressi dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Lo stesso Vescovo, durante l'omelia del 14 maggio, ha invitato le migliaia di fedeli ad avere pazienza. Un invito alla pazienza viene rivolto pure dal biografo ufficiale di Mamma Natuzza. Ci vollero 30 anni prima che Padre Pio venisse santificato, ricorda il giornalista e scrittore, e neppure in quella circostanza mancarono le polemiche. Vari sospetti, vari dubbi, addirittura anche sulle stimmate si diceva che se le procurasse da solo, invece poi il percorso è andato avanti e tutti sappiamo oggi che cosa rappresenta anche San Giovanni Rotondo come polmone di spiritualità. Io penso che c'è un disegno di Dio su questo luogo e quindi al di là dei contrasti e delle miserie terrene, prima o poi, se questa è volontà del Signore, Natuzza verrà beatificata. Luciano Regolo auspica la consacrazione della Chiesa di Maria Rifugio delle Anime, sorta con le donazioni dei fedeli e ultimata da anni ormai. Privare queste persone di un luogo di culto che è dedicato non a Natuzza, attenzione, perché al cuore immacolato di Maria Rifugio delle Anime, è una cosa che non trova giustificazione a mio avviso. È vero, la fondazione è privata. Se ci sono sospetti, diciamo, come dire, perplessità sul culto, così come viene esercitato, basta che a mio avviso che il Vescovo le chiarisca e impegni la fondazione a seguire questi criteri che giustamente il capo della diocesi deve fissare. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. La Nazionale Artisti TV ha omaggiato la memoria di Francesco Zerbi, il calciatore calabrese scomparso a causa di un incidente stradale. In sua memoria si è svolta a Polistena la terza partita del cuore.
La Nazionale degli Artisti TV, nuovamente protagonista della partita del cuore, l'evento che sensibilizza sulla sicurezza stradale nel ricordo di Ciccio Zerbi, l'ex calciatore della Regina, morto in un incidente d'auto. L'associazione Amici del Lupo, che si chiama così per il soprannome che aveva il bomber dei dilettanti calabresi, ha richiamato a Polistena tanti volti noti per un'iniziativa benefica giunta al terzo anno. A sfidarli una selezione composta anche dal prete di Libera Don Pino De Masi, dal sindaco Michele Conia, dal consigliere metropolitano Giuseppe Zampogni e dal portavoce del terzo settore Stefano Caria. Una festa dello sport annunciata dall'orchestra di Cinque Frondi e avviata dalla vedova di Zerbi. Il nostro impegno in questi anni è cresciuto tantissimo. Quando arriva questa manifestazione, che è la più importante per noi, che personaggi sempre più famosi mettono la faccia per sostenerci, ma soprattutto siamo contenti di tutte le tappe che facciamo nelle scuole ogni anno. Nell'impegno che unisce Ioni e Tirreno calabrese per scongiurare altri drammi, i protagonisti festosi sono stati anche gli attivisti di Basta Vittima sulla 106. È un lavoro importante che sta producendo dei risultati anche significativi. Una sensibilità da parte degli enti è cambiata. Il nostro rammarico è che non c'è una grande sensibilità dei cittadini. C'è purtroppo la convinzione che ci debba essere sempre qualcuno a risolvere i problemi e invece non è così, siamo noi che dobbiamo risolverci i nostri problemi. Gli Amici del Lupo hanno vinto di misura sul campo, ciò che conta però è l'1-2 che la partita del cuore ogni anno riesce ad assestare per sensibilizzare su un tema così sentito. Ciao Nicole, ciao Andrea e speriamo che sia femmina! Ad Andrea Roncato, trattenuto lontano dal campo per impegni sentimentali pomeridiani domenicali su Canale 5, i compagni hanno inviato un videomessaggio. Lui si sposa con una donna più giovane di 21 anni e anche il suo ex gemello del gol, Gigi Sammarchi, che è della Nazionale il capitano, non sembra patire il tempo. Poi io, così come attività collaterale, faccio le maratone, quindi almeno sono allenato da questo punto di vista. Uno spettacolo nello spettacolo, la partita del cuore di Polistena, che i tronisti, gli artisti, hanno perso sul campo, ma non a bordo campo. Fa piacere, fa parecchio piacere essere punto d'arrivo, una strada da proseguire, quella che intravedono in noi. È una bella cosa e a noi fa molto piacere. Andrea è impegnato a Roma, l'Oscar Ugo Conti fuori per infortunio, agli artisti non sono mancate le attenuanti per la sconfitta. L'importante è che ha vinto la solidarietà, il pubblico ha risposto bene, ringrazio tutto il pubblico di Polistena. A quanto pare neanche la voglia di rifare le strade calabresi fa difetto, sperando che siano sempre più sicure, anche grazie agli Amici del Lupo Ciccio Zerbi. Niente ragazzi, ci si vede il prossimo anno per la rivincita, ok? Vi aspettiamo, ciao a tutti. Agostino Pantano per la CNews 24. E ora la politica ci porta a Cosenza, dove Forza Italia si è riunita per discutere di lavoro e l'ha fatto con l'ex presidente della Regione Lazio e attualmente vicepresidente della 11ª Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, Renata Polverini. Una discussione sui temi del precariato ha offerto l'opportunità per rinsaldare a Cosenza le file di Forza Italia. Il partito berlusconiano nel capoluogo Abruzzo gode di ottima salute e proprio da Cosenza sta costruendo la scalata verso la guida del governo regionale. L'ospite big è Renata Polverini, dirigente nazionale degli Azzurri, vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera. Con lei Iole Santelli e Roberto Occhiuto, mentre il fratello Mario, sindaco della città, era segnalato in compagnia di Silvio Berlusconi. L'incontro, moderato da Luigi De Rosa, coordinatore provinciale del partito, ha registrato gli interventi introduttivi di Vincenzo Trotta, leader dei Giovani Azzurri, e di Carmelo Salerno, segretario cittadino e consigliere comunale, entrambi con l'indice puntato contro il governo regionale, colpevole di non avere ancora portato a compimento neppure un bando per dare sollievo alla sete occupazionale di questa terra. Di spessore il contributo del professor Severino Nappi, ordinario di diritto del lavoro all'Università di Napoli e responsabile delle politiche per il sud di Forza Italia, per il quale il precariato ha allargato la forbice delle diseguaglianze tra l'industrializzato nord ed il meridione. L'iniziativa, ospitata al Teatro Morelli, ha offerto un contributo anche al dibattito aperto in sede parlamentare sull'opportunità di ripristinare i voucher per regolamentare il lavoro occasionale, un punto controverso sul quale il governo Gentiloni potrebbe anche inciampare, determinando le elezioni anticipate. Salvatore Bruno per la CNews 24. Andiamo adesso a Tauria Nova, dove in occasione della 3 giorni della Festa del Libro è stata tratteggiata la figura di Emilio Argiroffi, che fu sindaco ma anche senatore, medico dei braccianti e poeta. Spazio, e non era scontato, anche ad Emilio Argiroffi nella Festa del Libro di Tauria Nova.
Nella 3 giorni di esposizione di testi e invito alla lettura, al poeta che fu anche parlamentare e sindaco è stato dedicato un convegno a 19 anni dalla morte. Il confronto voluto da Federica Legato, che ha ideato la kermesse patrocinata dal comune, ha spaziato dall'ascito artistico di Argiroffi a quello politico. Con questo impegno etico-sociale che egli vede soprattutto sul versante del rapporto fra la violenza della storia e la necessità della solidarietà. Un umanesimo che sembrerebbe fatto apposta per le sfide epocali di oggi. Non a caso il sindaco Fabio Scionti ha richiamato la stagione successiva al primo scioglimento per mafia in un comune italiano, Taurianova appunto. Il senatore Argiroffi diede una guida di servizio all'ente con l'ingrato compito di amministrare dopo gli anni di Ciccio Mazzetta. Uno rimpiange, no, dei personaggi come lui, politici, intellettuali, colti e illuminati che per fortuna hanno aiutato la nostra terra. Da Reggio è venuto il vicepresidente della massima istituzione culturale del capoluogo, Giuseppe Bova del Reggio Miuli, che è stato politico di estrazione opposta a quello del senatore comunista. Una memoria conosce quindi a testimoniare che c'è nostalgia trasversale per un'epoca in cui la scalata politica poteva avere alla base meriti sociali poliedrici. Ai lavoratori, ai poveri, agli emarginati ha fatto scoprire la loro dignità. L'esercitare la professione di medico in zone di sottosviluppo e di grande povertà gli consentiva di venire a contatto con la gente semplice. Agostino Pantano per la CNews 24. Andiamo adesso a Catanzaro, teatro del premio Benvenuto a te, impariamo l'arte dell'accoglienza, promosso dalla Fondazione Città Solidale Ollus. È stata la classe 4H del Liceo Scientifico Siciliani di Catanzaro con il cortometraggio Accoglienza ad aggiudicarsi il primo premio Città Solidale promosso dalla Fondazione Città Solidale Onlus, presieduta da padre Piero Puglisi, e giunto alla 4ª edizione. Benvenuto a te, impariamo l'arte dell'accoglienza è stato il tema del concorso che ha coinvolto diverse scuole che dal mese di dicembre hanno partecipato ad incontri di formazione e sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione. La giornata conclusiva del progetto all'Auditorium Casalinuovo è stata arricchita da momenti di spettacolo curati dalla scuola di danza ASD Novart Fitness e Dance Excedra di Soverato, dalla band The Crazy Vagons, da Ivan Colacino e Gino Altiglia dei Quarto Bra e dall'artista Michele Crispino. Il vicario della diocesi di Catanzaro Squillace, Don Gregorio Montillo, a nome suo e del vescovo Monsignor Bertolone, ha invitato i giovani ad aprirsi all'accoglienza e a non vedere l'altro come una minaccia, ma come una ricchezza. Nello stesso avviso il vice sindaco di Catanzaro, Gabriella Celestino, e Don Cesare Faiazza, segretario generale dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, ente educativo assistenziale nato nel 1921 per prestare assistenza agli orfani di guerra. Toccante la testimonianza del direttore dell'unità operativa di pediatria dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro, Giuseppe Raiola, impegnato in missioni di soccorso nel progetto Pediatri in Movimento, che ha portato lo stesso Raiola e i suoi colleghi a prestare la loro opera a Lampedusa in occasione degli sbarchi. Nel corso della giornata spazio anche alla premiazione del torneo di calcio Un Calcio al Razzismo, nell'ambito del progetto Integrazioni, patrocinato dal servizio centrale SPRAR per richiedenti asilo rifugiati del Ministero dell'Interno, che ha coinvolto diversi centri SPRAR della provincia catanzarese. Padre Piero, la Fondazione Città Solidale premia ancora una volta le scuole e gli studenti che hanno lavorato sui temi dell'accoglienza, una tematica assolutamente attuale alla luce dei continui sbarchi che interessano le nostre coste. Come si educano quindi i giovani all'accoglienza e all'integrazione? È un tema molto attuale, indubbiamente. Sempre di più ci accorgiamo che arrivano sempre nuove persone, nuovi disgraziati, nuovi disperati che chiedono accoglienza, che chiedono sostegno. Aiutiamo i ragazzi, aiutiamo le giovani generazioni a comprendere che questo non è un problema, che non dobbiamo restringere i nostri spazi per dare qualche possibilità a persone che vengono da fuori e che possono diventare per noi una minaccia, un pericolo, un problema di qualsiasi tipo. E ci accorgiamo nel dialogo con i ragazzi, con i giovani in particolare, che superate le prime diffidenze, superate le prime reticenze, le prime difficoltà, il cuore si allarga e i ragazzi sono sempre disponibili a confrontarsi con queste culture nuove, scoprendo, e su questo che mettiamo spesso l'accento, che sono queste persone anche portatori di ricchezza, di una diversità che sicuramente ci migliora, ci arricchisce, ci rende più umani. E questo è molto incoraggiante, molto bello, ci invita a continuare quest'opera di sensibilizzazione. Rossella Galati per la CNews 24. E un noto agriturismo di Pizzo ha ospitato un gruppo di cuochi svedesi che si è cimentato nella preparazione di piatti tipici calabresi. Dietro i fornelli la vincitrice di MasterChef Svezia. Gli
Il suggestivo Casale delle Arance di Pizzo ha ospitato una puntata speciale di Masterchef e lo ha fatto con la campionessa della Svezia del programma culinario più riprodotto in tutti i paesi europei. Ad accogliere i 20 concorrenti la padrona di casa, la chef Mary Pagnotta. Svelerà i segreti della cucina tipica calabrese. Calabrese, ecco, e con l'anduja e le melanzane. Sono andati al mercato, hanno acquistato molti prodotti, altri li forniremo noi perché abbiamo una produzione biologica degli orti, anche della frutta, tutto biologico certificato. E seguiranno delle lezioni di cucina. Ed eccoli arrivare dopo un giro turistico al mercatino di Tropea, dove hanno acquistato tutti i prodotti tipici calabresi per realizzare un menù italo-svedese. Preferisce la cucina della Svezia o quella italiana? Italiana, certo. Ma è una cucina rustica, non è. It's not so expensive. Lei, che è rimasta affascinata dai sapori forti della nostra cucina, come l'anduja. È ottimo! E anche i melanzane, peperoncino, ma il vino, certo, cipolla, of course. The cipolla è so sweet, dolce, molto dolce, la cipolla rossa. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. E ora il calcio e la domenica della salvezza in Calabria. La nostra regione si gioca la permanenza in Serie A, quella che cerca, al di là delle polemiche delle ultime ore, il Crotone impegnato allo Scida contro la Lazio. Non solo la questione paracadute. Nelle ultime ore ci si è messa anche un'indiscrezione di mercato di infiammare ulteriormente l'ultima e decisiva giornata di campionato che per Empoli e Crotone vale un'intera stagione, vale la salvezza in Serie A. Diamanti, oggi in forza al Palermo, sarebbe pronto a vestirsi di azzurro toscano. Nulla di strano, se stasera in campo non si sarebbero sfidate. Palermo ed Empoli, appunto, nulla di strano. Se la notizia fosse circolata nella settimana in cui molto ha fatto parlare il bonus riservato a chi retrocede e a quella parte di esso che la squadra siciliana si garantirebbe. Solo se a fargli compagnia in B fosse il Crotone. Questioni extracalcistiche che poco, tuttavia, hanno a che fare con il campo, pochissimo. Hanno a che fare con la sfida delle Lazio Scida tra Crotone e Lazio, senza un risultato contro i biancocelesti è inutile parlare di altro. E allora spazio al rettangolo di gioco, spazio all'11 anti-Lazio, gli uomini chiamati a far male al gruppo di Simone Inzaghi, che dopo il successo dell'Atalanta nell'anticipo vuole riprendersi il quarto posto in classifica. All'andata decise la sfida un gol di Immobile, ma quello era un altro Crotone che, spinto da un Ezio Scida da tutto esaurito, penserà solo a vincere, sperando in un risultato favorevole a Palermo. Fischio d'inizio alle 20:45 arbiterà il fiorentino Gianluca Rocchi. Alessio Bonpasso per la CNews 24. Pensiamo a battere la Lazio e poi faremo i conti. Così mister Nicola, sentiamolo. Io non so come finirà la storia del Crotone domenica sera, perché molto dipenderà da quello che faremo noi in campo e da quello che succederà nel campo di Palermo. Però a me per una volta piace pensare che il Sud, che possa essere il Sud a vincere. Mi piace pensare che ce la possiamo fare. Il Crotone ha fatto. Il Crotone in un anno ha fatto di tutto e di più. Ha sempre messo al massimo delle proprie convinzioni, della propria disponibilità, dei propri sogni, della propria ambizione. Ha fatto di tutto per poter arrivare all'ultima giornata di campionato e giocarsi una salvezza. Per me è una cosa bellissima. E vogliamo salvarci. Vogliamo salvarci fortemente. Mi aspetto un Crotone che, come nell'ultimo periodo e contro altre grandi squadre, abbia dimostrato di voler fare di tutto per poter fare propria questa partita. Poi vedremo che succederà. Con lo sport termina questa edizione domenicale della nostra informazione. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia.